il sindaco del comune di Sant'Agnello, Pietro Sagrestano. Benvenuti a tutti, benvenuti per stare qui al Planeta MSC. Prima di iniziare di salutare tutti, volevo ringraziare soprattutto i relatori che sicuramente ci daranno e ci faranno capire come sta la situazione per quanto riguarda la tutela della risorsa mare, dal caro sindaco di Agero Luca Mascolo, che è anche presidente dell'ente idrico campano, a Vincenzo Buongiorno, direttore generale, al dottor Di Natale per la Cori, a Mario Casillo che verrà tra poco per rappresentare la regione Campania, a Raffaella Tardi per la Grande Onda, a Vincenzo Ascioli, il sindaco di Torre che dovrebbe venire, e un grazie particolare alla senatrice Virginia Lavura che rappresenta anche il Ministero dell'Ambiente. Niente, questa, quando Giovanni Guarnacino, che poi dobbiamo ringraziare soprattutto i Lions che hanno voluto organizzare questo convegno, voglio ringraziare anche il giudice Pentangelo che farà da moderatore, la capitana dei porti, il comandante, i carabinieri, quando Giovanni Guarnacino mi ha proposto questo convegno, io sono stato felicissimo e entusiasta di poterlo ospitare qui a Sant'Agnello, per due motivi. In primo luogo perché parliamo del mare, della risorsa mare. Il nostro legame con il mare rappresenta l'inizio della nostra civiltà, dal mito di Partenope, la fondazione di Napoli, tutto il golfo di Napoli, la nostra civiltà si è sviluppata attorno al mare, quindi il nostro legame con il mare è qualcosa di insito nella nostra storia. E oggi lo ancora di più perché il mare rappresenta una risorsa dal punto di vista ambientale, economico, sociale, turistico che è fondamentale. Quindi, e soprattutto perché stasera abbiamo sullo stesso tavolo tutti gli attori istituzionali che sono deposti, cioè alla tutela. Dopo stasera potremo sapere a chi tocca fare questo, a chi quest'altro, ma soprattutto perché abbiamo sullo stesso tavolo, abbiamo l'ente idrico, abbiamo la Gori che tanto sta facendo per la separazione delle acque bianche e le acque nere, abbiamo la regione che tanto si è impegnata sul depuratore, ma ci spiegherà anche perché forse il depuratore, quando piove, il depuratore di Punta Gradella, forse ha qualche lacuna. Ci saranno i sindaci del comprensorio, spero che verranno anche gli altri, ringrazio il sindaco di Mastro Brenze che è qua, anche perché noi come Penisola Sorrentina dobbiamo parlare con una voce. Io personalmente, lo sapete, sono per il comune unico, ma questa è un'altra storia, che secondo me il problema mare, il problema sanità, il problema mobilità non si possono affrontare come Sant'Agnello, Piano, Melita, Sorrento, ma devono affrontarsi con tutto. Ci dovrebbero essere anche i sindaci del Sarno, perché il problema Sarno è un problema fondamentale. Prima chiedeva alla senatrice, dice a che stiamo con il grande progetto Sarno, perché se non risolviamo il problema del Sarno noi possiamo fare depuratori, possiamo separare le acque bianche dalle acque nere, possiamo controllare gli scarichi abusivi. Ecco, la capitaneria ci sta dando una grande mano da questo punto di vista, ma non risolveremo mai il problema del mare. Quindi stasera ci sono tutti gli attori e spero che ci daranno delle delucidazioni su quello che si è fatto e quello che si andrà a fare. Io voglio ringraziare particolarmente la Grande Onda, che ci sa Laura Como, Raffaella Tardi, anche perché ha stimolato la coscienza civica dei cittadini a sensibilizzare questo problema fondamentale che è il mare. Tante iniziative stanno portando avanti, prima lo dicevo con Laura, anche l'iniziativa Plastic Free. Io penso che caro Lorenzo lo dobbiamo affrontare tutti quanti insieme come comune della Penisola, ma soprattutto non dobbiamo solo fare un'ordinanza tanto per fare un'ordinanza, ma dobbiamo prima avere un confronto con le associazioni di categoria, cercare di sviluppare questo tema e poi fare un'ordinanza che però venga, l'ordinanza non deve essere solo una stelletta per dire io sono arrivato prima e ho fatto questa cosa, ma dobbiamo essere poi fattive e realizzare le cose. Quindi sono convinto, non mi dilungo, che sicuramente la Regione, la Gori, l'ente d'ambito, la senatrice per il Ministero, anzi saluto il Ministro Costa, a cui mi tengo un'amicizia quando faceva l'assessore in provincia, lui era il capo della Polizia Provinciale, una persona squisita con una grandissima sensibilità ambientale, sono convinto che si impegnerà al 100% per questo turno, tutti gli altri del punto di vista ambientale, ma è scelto, potrebbe essere migliore. Quindi ringrazio tutti, ringrazio a tutti i presenti e do la parola
all'organizzatore Giovanni Guarnicino. Grazie. Gentilissimi signore e signori, cari amici, buongiorno, benvenuti e grazie per essere presenti anche in orario pomeridiano in questa bella sala messa a disposizione dall'amministrazione comunale di Sant'Agnello nella persona del sindaco, dottor Pietro Sagristani. All'amico Pier Giorgio dico grazie per con tutto il cuore per essere sempre vicino alla Lions League della penisola sorrentina e per aver sempre condiviso le scelte e gli obiettivi della regione. Grazie al suo aiuto e supporto abbiamo potuto organizzare tutto questo. Ringrazio il dottor Luigi Mentangelo, presidente del Tribunale di Lago Negro, nonché socio onorario del club penisola sorrentina, per aver accettato l'onore di condurre e moderare il convegno. Saluto e ringrazio per aver accettato di partecipare i relatori, la senatrice Virginia Lamura, il dottor Luca Mascoli, il dottor Vincenzo Belgiorno, professor Michele Di Natale, l'ingegnere Mario Casilio, il dottor Alfredo Attardi e il dottor Vincenzo Ascione, tutti seduti qui in prima fila e che di volta in volta verranno presentati e invitati per i loro interventi. Saluto e ringrazio il comandante dei Carabinieri di Sorrento, il comandante della Guardia di Finanza di Massaro Brezze, il comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Viano di Sorrento, il comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, capitano di Fregati di Massaverese, il quale dopo vorrà anche un suo brevissimo saluto come autorità marittima. Un saluto e un ringraziamento particolare alla dottoressa Laura Cuomo, promotrice del Movimento Civico La Grande Onda, per la sua intensa partecipazione a questo evento, con la sua passione e tenacia. E con la sua intensa partecipazione a questo evento ha dato un grande impulso alla realizzazione. Ringrazio i sindaci presenti, molti dei quali hanno dato il loro patrocinio. Ringrazio il sindaco di Massaro Brezze presente, tutti i comitati civici del bacino del Sarno e i rappresentanti del comune di Cava dei Tirreni. C'è anche il responsabile presidente di Mare Vivo della penisola sorrentina, che ringrazio per aver accolto l'invito. Ma mi dispiace per la lungaggine, però per me è obbligatorio ringraziare il Club Lions Penisola Sorrentina che ha consentito di svolgere questa attività e soprattutto il socio Aldo Di Fronzo che ha sempre spinto perché si realizzasse tutto ciò. Ringrazio anche il Leo Club della Penisola Sorrentina, nella persona del presidente Campobasso Alessia. Ringrazio tutti i collaboratori, a cominciare dalla dottoressa Anna Granata, il cui aiuto è stato ancora una volta preziosissimo. Ringrazio tutti i video e i cineamatori che si trovano in zona, il nostro fotografo Michele. Ma veniamo adesso al tema del convegno. Se ho dimenticato qualcuno, vi chiedo venia. Poi magari qualche assente ci sta, dopo lo salveremo quando arriva. I Lions da sempre promuovono iniziative che si inseriscono in un più vasto progetto che è quello di proteggere e migliorare l'ambiente. Tra gli obiettivi della missione dei Lions c'è proprio questo: prendersi cura, coltivare l'ambiente inteso nel senso più ampio di ciò che ci circonda, la biosfera, i suoi equilibri, il paesaggio, le piante, gli animali, ma anche le formazioni culturali che derivano dal rapporto dell'umanità con la natura circostante. Questa volta i Lions della Penisola Sorrentina, sempre nell'ottica di sensibilizzare i cittadini sui temi fondamentali di importanza dell'ambiente e del territorio, con il supporto, come dicevo prima, della Grande Onda, ha posto attenzione sull'inquinamento del fiume Sarno. Il Sarno, come tutti sapete, è un piccolo grande fiume, che lungo appena 24 km abbraccia con le sue valli, con la sua valle, affluenti e canali tributari, oltre i 39 comuni sparsi su 3 province della nostra regione, con una popolazione di poco inferiore a 1 milione di abitanti. Ha una storia antica, con insediamenti e memorie lasciate da decine di civiltà, che testimoniano la presenza di Osci, dei Greci, dei Romani, dei Longobardi,
e di tutte le diverse dinastie che hanno caratterizzato il regno di Napoli fino ai Borboni. È un bacino ricco di tradizioni religiose, ricette umane, costiere, creazioni di ingegno, biodiversità, prodotti agricoli e alimentari che pochi fiumi al mondo possono vantare. Il bacino del Sarno contiene anche alcune delle perle della Campania, tra cui Sorrento, Pompei, Vesuvio, che vanno salvaguardate e che risultano volano di sviluppo per l'intera area. È quindi interesse collettivo salvaguardare e sviluppare questa realtà, ponendo al primo posto le persone, l'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile di questo comprensorio. Sono ottimista per natura e sono convinto che se i principali attori di questo processo di disinquinamento oggi presenti, tutti insieme pianificano ed attuano le necessarie azioni per ridurre l'inquinamento del fiume Sarno e del comprensorio, l'obiettivo sarà raggiunto. Risulterà ancora più importante, ovviamente, l'opera di controllo sociale da esercitare sull'ambiente per evitare che esso venga aggredito e profanato talvolta proprio da chi avrebbe il compito e anche l'interesse di difenderlo e preservarlo per chi verrà dopo. Senza quest'opera e questo cambio di mentalità non saranno sufficienti opere di ripristino e di bonifica, quali che esse siano. Però l'ottimismo della volontà mi spinge a dire anche che una volta che il popolo della Val del Sarno si renderà conto che non è più solo di fronte alle ingiurie della natura e dell'illegalità, egli saprà proteggere e conservare con la massima attenzione l'ambiente dove vive e dove in futuro vivranno i loro figli. Io mi auguro un buon ascolto e spero che da questo convegno esca fuori veramente una promessa che l'impegno sarà totale a difesa del nostro fiume Sarno. Grazie.